Buongiorno, ciao buongiorno a Silvio, te. ciao Ben Silvio, alzato, buongiorno. ben alzato, ben alzato. Anche Parliamo con Salvo Spatafora, notissimo showman che fa parte di un gruppo famosissimo ormai perché fanno delle cose divertentissime e io vi prego con tutto il cuore di seguirli. Perché vi fanno morire delle risate. Siete bravissime, veramente. Per chi ci grazie. vede, da tutta Europa, stiamo parlando con Salvo Spatafora, che fa parte del gruppo, dillo tu. Falsi, falsi d'autore, falsi d'autore. Siete tutti di Toridia, questo gruppo, No, sbaglio? no, 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 siamo un po' mischiati. Allora, il gruppo nasce ad Avola da un'idea di Paolo Guarino e forma questo gruppo con Luigi Trombatore, Massimo Boccaccio e Corrado Boccaccio, sono due fratelli. E poi ci siamo aggiunti in un secondo momento, quando il gruppo stava per prendere forma. Io c'è cioè la cantante, allora io sono di Floridia, Paolo e i fratelli Boccaccio, trombatore di Avola. Poi c'è un chitarrista che è di Palazzolo, ma stacca nei gattini, di Davide Alebrio. La cantante è Lara Siracusana, però abita a Floridia. Lara, in arte è Lara Grace. E poi Eccoci, c'è come la... Paolo che diciamo è il fondatore di tutto questo gruppo. I testi di questi meravigliosi video che fate, chi li realizza? Insieme, siete insieme oppure... No, parte da una mia, a volte parte da una mia idea, metto sulla bozza, scrivo, la mando tramite, in questo periodo qua, di quarantena, la mando tramite email a Paolo, lui aggiunge le sue cose, poi la rimanda, insomma, è come un diamante grezzo, parte da un'idea grezza e viene poi sistemata, fino a quando poi realizziamo il video o uno sketch. Ultimamente Sì. abbiamo realizzato da un'idea di un politico, che era Crocetta, abbiamo creato l'onorevole Ramazzo, che sta Sì. andando su Sicilia Cabaret e sta riscuotendo un notevole successo questo L'ho visto, personaggio. ascoltami. E tu nella vita quotidiana cosa fai di lavoro? Io lavoro nella zona industriale e mi occupo di telecomunicazioni. Però in questo periodo stiamo lavorando in base alle esigenze del lavoro. Quando c'è proprio una necessità di andare al lavoro, si va a lavorare attrezzati di mascherina, occhiali e le giuste precauzioni per poter lavorare e lavoriamo. Stringiamo un po' Ascoltami, i denti. cosa fai in questo periodo quando sei a casa? Che fai sempre video? Cosa fai? No, allora, Stai cucinando? Stai... no, di cucina non so cucinare. Inizio la giornata con un bel cruciverba e poi passo la giornata a leggere. Mi piace Woody Allen, Marchesi, non so se Marcello Marchesi, se lo ricordi. Consiglio a tutti di leggere i libri di Marcello Marchese. E poi alla fine, quando mi scatta un'idea o mi chiama Paolo, gli è venuta a lui l'idea, lavoriamo sopra l'idea e poi realizziamo in questo periodo i video. Ma generalmente lavoriamo sui testi dei nostri personaggi, ecco. Le persone che ci vedono da tutta Europa, Francia, Spagna, Inghilterra, perché tu sai che poi questa puntata noi la mettiamo su Sì. Facebook è visto in tutto il mondo. Dove vi può seguire? In quale pagina, se lo puoi dire? Abbiamo Avete una detto pagina? che abbiamo una pagina falsi d'autore, però la pagina, ci sono anche i gruppi, però tutto viene inserito lì nella pagina. Se uno vuole sbirciare o seguirci, benissimo, può cercare la pagina dei falsi d'autore, semplicissimo. Tu mi pare che hai fatto nella tua, diciamo, carriera di showman, hai fatto, posso dire che sei showman, vero o sbaglio? Ma Lo showman. Attore, come amo a chiamare, come amo a dire. niente, un E semplice allora, diciamo, cabarettista. cabarettista, vedi che bella, la tua carriera di cabarettista, mi pare che hai fatto anche delle apparizioni in alcuni canali nazionali. Ce ne vuoi Sì, parlare? no, ma siccome io, diciamo, mi piace cantare, no? E così,
forzato dai colleghi di lavoro, mi hanno portato ad un provino a Palermo, la corrida, quando c'era ancora il maestro Precaddio. E fui preso, e fu la mia prima esibizione, marzo 2007. Ho partecipato alla corrida. E com'è andata? Errai primo, vinse la puntata, sì. Ma con quale brano? Era un'aria d'opera, a me piace molto l'opera, ecco, una delle altre cose che mi piace fare è ascoltare l'opera. Non dico tutta l'opera, ma le arie, quelle più belle. Cosa avete in programma? Adesso cosa state facendo? Adesso siamo tutti in quarantena, ma in programma futuro cosa avete? In programma futuro noi dobbiamo completare le puntate su Sicilia Cabaret a maggio, e appena si apriranno registreremo le puntate che rimangono, sono le 7-8 puntate che rimangono, e poi stiamo realizzando un piccolo format di 15 minuti su Facebook ogni sabato. Noi mettiamo nella pagina 15 minuti e almeno regaliamo un po' di sorriso alle persone che in questo momento ne hanno e ne abbiamo di bisogno. Anche noi siamo esseri umani, quindi ci sono i momenti difficili, i momenti che abbiamo bisogno anche di ridere, anche noi. Il nostro compito è più difficile fare ridere, perché ci sono momenti che è difficile fare ridere, però se ci è stato dato questo compito dal divino, lo dobbiamo fare. Inutile che lo dico io, siccome voi ormai siete conosciutissimi, se si ritorna nel quieto vivere, i comuni che fanno queste bellissime manifestazioni nelle piazze durante le feste patronali, chi è il contatto? Come vi devono contattare? A chi contattano? Chi è il vostro manager? Diciamo? Allora, noi ci veniamo contattati da noi abbiamo il manager qua della zona Siracusa, Catania, Ragusa, che è Tolomeo Spettacoli, Salvatore Tolomeo, che con la scusa saluto. E nella zona Trapani, Palermo e così via, c'è l'Oceania Spettacoli di Sicilia Cabaret. Bravissimo. Allora, ti do due possibilità e poi chiudiamo, perché altrimenti sforiamo il tempo e non lo possiamo pubblicare. Cosa vuoi raccontare? Una barzelletta o una bella canzone? E poi chiudiamo con i saluti. Non sono, così a freddo non sono bravo né a raccontare barzellette. E allora, guarda, dove è da bagno? Anzi, sai che facciamo? Salutiamo adesso e poi io appena arrivo a 9 minuti e qualcosa, già sono morto. Non picchia la stacco, capito? Tu intanto fai qualche cosa, dai. Lasciami salutare tutti e con un caloroso abbraccio, anche se in questo periodo è difficile. E saluto anche i componenti dei Fast d'Autore, Paolo, Massimo, Corrado, Luigi, Lara, Davide e Peppe Riccioli, il nostro tecnico, e tutti. E alla fine posso chiudere con una massima, se vuoi, Silvio? Quello che dici tu. Posso? Sì. Una vera donna, Silvio, è quella che non fa lavare i piatti al marito. Ok, e con questa bella frase salutiamo Salvo. Okay. Donne, lasciateci stare. Le faccende di casa sono vostro compito. Le vere donne non fanno lavare i piatti al marito. E con questa bella... è una perla di saggezza questa. Con questa bella perla di saggezza noi salutiamo a Salvo, ai Falsi d'Autore, e vi voglio tutti bene. Arrivederci, grazie. Ciao Salvo, Silvio, a presto, ciao.